Presidente Perona, il Maggioni Righi è arrivato alla 31esima edizione, si è fatto un passo indietro rispetto all'anno scorso, però forse è meglio dire che l'anno scorso si è fatto davvero tanto, si è tornati ai livelli normali. Non è che si è fatto un passo indietro, diciamo che con la crisi economica che c'è, già fare un torneo a 12 squadre è già molto impegnativo economicamente, essere riusciti a farlo vuol dire è già una bella cosa. Noi l'anno scorso avevamo detto che lo facevamo perché facevamo il trentennale ed quest'anno non perché siamo diventati trentennale, dobbiamo fare con calma, cercare di non rovinare il torneo, di farlo un anno, spaccare tutto e poi dopo non più farlo. Noi vogliamo che questo torneo continui a esistere. Ecco, presentiamolo allora il torneo, quali saranno le 12 squadre partecipanti? Si torna alle 6 professioniste, 3 straniere e 3 dilettanti. Ma le squadre, per quanto riguarda le straniere, c'è il Borussia, vi dice dell'anno scorso, lo Spartak di Mosca ed il Spartak di Praga. Poi gli italiani sono Juventus, Torino, Genoa, Sampdoria, Palermo e Chievo, e poi è il Canavese, che è anche una professionistica, il Procollegno e il Borgaro. Perfetto, allora quest'anno diamo già subito un pronostico. Secondo il presidente, che è il massimo esperto del Maggioni Righi, quale potrebbe essere la squadra vincente? Pronostico non volevo fare perché l'anno scorso ho cercato di fare un pronostico, poi sono andate per la prima volta in 30 anni due squadre straniere a fare la finale. Io posso solo dire vinca il migliore e che si veda del buon calcio. Benissimo, abbiamo visto quest'anno premiato un personaggio importante come Pietro Anastasi, lei che ricordo ha di Pietro Anastasi, quanti Pietro Anastasi potrebbero venire fuori ancora da questo Maggioni Righi? Io di Pietro Anastasi ho un grandissimo ricordo, come si è fatto, come ha giocato nella Juve, quando ha fatto il gol ai campionati europei del 68, posso anche avere dei benissimi ricordi. Io mi auguro che la nostra società possa uscire qualche dono che possa ricalcare le orme di Pietro Anastasi.